Amici, buon pomeriggio, buon weekend, ben trovati per una nuova recensione su Pennello e Hard Soap già visto. Hard Soap già visto, ma voglio testare questo Frank Shaving di titolarità cinese, con titolarità cinese, ma di alto livello, Silver Tip, quindi arriva comunque in una scatola di un certo rilievo, almeno è andata così, insomma, è andata così, vabbè, sicuramente non per il cartoncino all'interno, ma il pennello era incartato piacevolmente in questa carta così morbida. Ma poi anche al tatto il ciuffo del pennello, e poi ci sono all'interno due che ho trovato io. Due stick per la rasatura, per i tagli eventuali. Mi anticipavano loro. Ma mi taglio io poi alla fine. Non lo so, vediamo. Allora, il pennello che ho messo a mollo, che messo a mollo, questa piccola ciotola, Frank Shaving con resina celeste e ciuffo Silver Tip, ciuffo Silver Tip che racchiude un sacco di acqua, a quanto pare. Adesso lo vediamo. Sembra racchiudere un sacco di acqua questo Silver Tip. Sembra più un Manchurian di un Silver Tip, Frank Shaving. Guardate che piccolo che è, piccolo manico, ma capienza del ciuffo è enorme, enorme. Si presenta praticamente in questo modo, Frank Shaving. Oh, è ottimo per me perché ha praticamente un'apertura enorme. Questo 24 mm, si apre proprio a fungo. È incredibile l'apertura. L'ho scelto per questo, perché ha un'apertura incredibile, veramente. Cioè, si apre veramente a fungo. Guardate che roba, cioè un porco spino praticamente. È un tasso. L'odore è di tasso, più che di porco spino. Non so come sia l'odore di porco spino, comunque tasso. Si apre veramente tanto, secondo me è Manchurian, per avere questo fitto pelo. Adesso lo vediamo questo Frank Shaving. Allora, lo vediamo con sapone già provato, Hard Soap Floris Elite. Floris Elite è un hard soap che devo andare a mettere a mollo, tra l'altro. Ma mi va, dovevo metterlo a mollo prima, ma lo faccio in diretta. Floris Elite. Floris Elite. L'acqua calda, mamma mia, è il Floris Elite, uno tra i migliori hard soap l'acqua caldissima, molto calda, così. Fino a lambire
la superficie del sapone, del sop, che poi è quella che dobbiamo andare a raschiare con il nostro silver tip o Manchurian, adesso vediamo. A me sembra più Manchurian che silver tip, comunque. E lasciamo sciogliere un po' la superficie di Floris Elite. E intanto io in viso metto un po' di umidità. Metto un po' di umidità e con colpi di frusta mi assicuro che questo ciuffo non abbia umidità eccessiva in modo da andare ad asciugare praticamente tutto Floris Elite all'interno del ciuffo, perché poi è questo l'obiettivo. Bella questa manicatura in resina celeste color cielo marmorizzata, però mi stupisce proprio il ciuffo di questo Frank Shaving. Ai ciuffi li prendiamo praticamente tutti dalla zona asiatica praticamente. E quindi proviamo un prodotto già fatto dall'Asia, non solo con il ciuffo, ma anche dalla manicatura, quindi assemblato, costruito in Cina. Vediamo un po' questo Floris Elite. Eh sì, hard soap è un sapone che vive, rivive anzi, la pasta di sapone vive, l'hard soap rivive una volta che viene idratato, come in questo caso. Vediamo un po' questo Frank Shaving che va a raccogliere l'acqua di vegetazione e raschia la superficie del sop. Vediamo un po' la faccio colare perché non ho messa troppa. Floris Elite. Beh, è sempre piacevole lo schiumaggio di un hard soap di questo livello, che tra l'altro sprigiona delle caratteristiche olfattive piuttosto eleganti. E me lo vado a prelevare io questo sapone, questo soap, questa schiuma di Floris. E questo va messo in viso poco alla volta, chiaramente con questo schiumaggio così abbondante. Fatto in più passaggi. Qua prende subito il Floris. Sì, hai già preso in viso praticamente. Cioè, ne prelevo ancora, ma era già sufficiente, eh.
Basta così per quanto mi riguarda. Il prelevamento da confezione. Di Floris Elite. Notevole in effetti il comportamento di questo silver tip. La fragranza di Floris Elite è veramente d'élite. È veramente ampio questo ciuffo. Questo è il classico ciuffo, veramente da hard soap, perché cattura una quantità indescrivibile di prodotto. Guardate come è fitto il montaggio, è veramente fitto. Notevole il comportamento di questo silver tip, secondo me è Manchurian comunque, anche se ha le punte chiaramente lucenti, guardate che roba, pauroso, con un prelevamento da confezione, si ha veramente un notevole schiumaggio, pazzesco, per un hard soap, veramente pazzesco. L'avevamo già testato, già provato, avevamo visto l'inci, guardate che roba, cioè produce una quantità di crema compatta, è quello la cosa incredibile, perché è compatta la crema. Faccio fatica a sciacquarlo dalle mani, addirittura. Adesso sciacquo la ciotola dall'esterno, però. Dall'interno la lascio così com'è, non la risciacquo sicuramente, basta, la lascio asciugare, la bowl di Floris Elite, chiaramente il fine di questo video non è tanto quello di testare il SOP, ma del pennello, quindi non vado a fare la prova dell'aria forzata o dell'unghia, perché comunque si vede già che praticamente addirittura con l'unghia in un primo passaggio Floris Elite dà il suo riscontro, praticamente non viene via, tanta è la compattezza della schiuma, perché poi mi sono passato anche in viso le mani, mi risciacquo il volto, Floris Elite,
una profumazione veramente elegante, una tra le più eleganti mai riscontrate. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Il sapone solido inglese è sicuramente conduttore, mondiale del soap, dell'hard soap. Ho prosciugato praticamente tutto il prodotto dal pennello, ancora ne viene fuori, perché non è ancora stanco questo pennello. Notevole il ciuffo di questo pennello, è veramente notevole quanto prodotto possa prelevare e come lo spande in viso, soprattutto. Veramente notevole la quantità d'acqua, è un ciuffo veramente fitto, fitto, grandissimo, montato su un manico estremamente piccolo rispetto al ciuffo. Notevole il lavoro di Frank Shaving, veramente notevole. Adesso sa di Elite, eh? Eh sì, beh, le punte sono silver tip, eh? Però è talmente fitto che è difficile capire, però sì, no, è silver tip, però è molto fitto, è quello il fatto, eh? Cioè, sto tirando, anche tirando i peli che avanzano dal ciuffo, che non ne vengono fuori tanti, visto quanto è fitto questo nuovissimo, perché è nuovo, quindi dal nuovo viene fuori qualche pelo, eh? Ma non ne sono venuti fuori tanti, da quanto è compatto questo ciuffo, è veramente enorme, eh? È enorme, con un incollaggio a 24 mm viene fuori un'apertura paurosa. E questo devo dire che è adatto all'hard soap. Sicuramente quando si preleva l'hard soap va tenuto estretto il nodo in modo da andare con le punte a erodere la superficie del soap. Eccelso il pennello. Eccelso il pennello, veramente. Di Flawless Elite, neanche a parlarne. Mi arriva il pennello in questa confezione, come è arrivato a me. Per cui, carissimi amici, senza guardare gli inci che abbiamo già visto, senza guardare ulteriori note, la recensione di Frank Shaving, questa versione Silver Tip e Flawless Elite Hard Soap termina qui. Lo testeremo durante la rasatura di domani, che è domenica. Per intanto io vi auguro un buon pomeriggio, buona serata e buon sabato sera. Ciao da Mauro del canale della rasatura del Neofita.